L'arte di Benetti, dalla roccia alla tela, le opere in mostra al Palazzo di Capitani ad Ascoli Piceno. Un'altra mostra, ancora al Palazzo dei Capitani, l'arte di Benetti dalla roccia alla tela. Vediamo anche queste immagini. Qui con il sindaco, le prime impressioni su questo evento? Ma in realtà questo è l'evento che abbiamo anche con l'amico Rocco Fazzino costruito nel tempo, perché è il punto d'arrivo di un percorso che è anche umano, se mi consenti, oltre che artistico, perché abbiamo conosciuto un uomo, c'è stato un incontro con una persona di una grande ricchezza interiore, e vedendo oggi le sue opere esposte al Palazzo dei Capitani riconosciamo ulteriormente la qualità di una persona che è partito da un'origine che era la sua, bolognese, ma che venendo ad Ascoli si è via via innamorato di questa città, tanto da declinare anche una parte della sua produzione pittorica riconoscendo la qualità fondamentale della nostra città. Ci sono quadri infatti che tradiscono un'evidente influenza ascolana proprio con quella polvere di travertino, che sta a dimostrare ulteriormente che l'artista Andrea Benetti è un uomo che sa rendersi come una spugna, si fa intridere quasi dalle qualità degli ambienti e dei paesaggi che frequenta. Un grande artista che nell'omaggiare quelli che sono gli spunti primigeni, preistorici, vorrei dire, della nostra civiltà, riesce, come dire, ad andare avanti, a guardare e a evolvere, riconoscendo un preciso tributo alla città che lo ospita e che a questo punto possiamo dire con la quale ci siamo affratellati, proprio perché l'arte è, come dire, quell'algoritmo che rende, che migliora l'umanità e aumenta le possibilità. Ecco, siamo uomini aumentati in questo senso. Sì. No, io volevo dire una cosa, lo scorso estate Andrea, che è un caro amico, ci siamo conosciuti quando siamo andati da Papa Benedetto XVI ricevuti, che è rimasto entusiasta davanti a un quadro che l'Anfe ha offerto al Pontefice, quadro di Benetti ovviamente. È venuto con degli artisti e è rimasto meravigliato di questa città e diceva: ma che contenitore bello che c'è questo Palazzo dei Capitani per l'arte. Devo dire, da qualche mese a questa parte, che vedo il palazzo veramente riempito di iniziative d'arte, e ne devo fare un merito al sindaco in primis, che alla delega, e veramente a tutta l'amministrazione. Io direi che questo travertino gli ha dato un tocco magico a questa pittura, perché viene fuori, no? Viene fuori veramente il... non quello che era in origine il geroglifico, magari la pittura primitiva. Qui si parla di arte, di pittura con tutta l'essenza praticamente magica, direi, del travertino, no? Beh, sicuramente è una tecnica che è nata qui a Ascoli per omaggiare Ascoli e che porterò avanti, perché mi piace veramente molto, perché fa questo effetto roccia che non ero ancora riuscito a creare. E avevo fatto altre tecniche, altre cose, ma questo mi piace veramente molto, molto, va molto verso quello che è la pittura rupestre e la ricerca che faccio io sull'arte primitiva. E devo dire, voglio dire anche io due parole, perché ad Ascoli ho trovato un sacco di affetto, di amici, e un'amministrazione pubblica molto attenta all'arte e alla cultura che mi ha totalmente supportato, e dei grandi professionisti, dal sindaco che ci ha aiutato moltissimo, a Barbara Pennacchietti che è la sua segretaria personale, a tutti gli uscieri, funzionari vari, devo dire tutta gente disponibilitissima, e grandi professionisti, devo dire, con cui è stato un grande piacere rapportarsi, e spero creare questa mostra che mi auguro piaccia molto. Ascoli diventerà una meta fissa dove almeno una volta l'anno vorrò venire a mangiare. Non nell'Olivia la Scolana, però c'è tante di più. Voglio venire a mangiare le mille cose buone, ecco, che avete, e poi conoscere sempre gente nuova, perché veramente sono stato trattato in maniera eccellente. Beh, io sono estremamente onorato di intervistare Frank Nemola, colui che con la sua magica tromba, giusto? Mi fa vedere sentire con Vasco Rossi, quindi
quando sentite lo stupendo suono, eccolo, lo potete vedere. Allora, qui ad Ascoli è la prima volta? Sì, prima volta in assoluto ad Ascoli, mai stato, sono rimasto colpito perché mi aspettavo un paese, quelli di provincia, invece è una città bellissima. Una città che è stata tenuta, non so, infatti, è venuta dal passato, è rimasta quasi intatta. Non c'è stato uno scempio che c'è stato in altre parti d'Italia, l'ho apprezzato molto il centro storico. Perché io sentivo un suono già appena, dico, ma qui non è un qualcosa di diverso praticamente, no? È un qualcosa. E poi quando ho visto, dico, mi sono ricordato, dico, ma io questo c'è veramente qualcosa di diverso. Senti, dico. Devo parlare con Vasco, come ti trovi? Che uomo è? Che tipo è? Insomma, Vasco è quello che Vasco canta. Vasco è quello che canta. Quello che canta. C'è una identificazione intera, nel senso, è così. Non è... Però ci deve essere veramente un bel legame, perché anche per riuscire a trasmettere attraverso, appunto, le sue sensazioni, che forse saranno anche un po' le tue sensazioni, perché sono difficilmente, sì, diciamo, è un modo di sentire comune, e proprio per questo è diventato Vasco Rossi così importante.